Siamo nei locali della parrocchia di Maria Santissima Immacolata qui a Palombaio. Siamo in compagnia di Padre Fulvio, che è il parroco reggente di questa struttura. Allora, Padre Fulvio, ci spiega tutto questo lavoro? Chi ve lo fa fare? Ma in effetti, chi ce lo fa fare? Ce lo fa fare la gioia della condivisione, di sentirci comunità. Comunità che si riunisce intorno innanzitutto al Cristo, motivo per cui noi gioiamo, e poi per vivere la nostra fede anche in quelle che sono le espressioni della quotidianità, della tradizione anche laica della nostra Italia. E il Carnevale è una di queste espressioni. Siamo al settimo anno, è la settima edizione questa, e in questi anni abbiamo cercato di modulare la gioia del Carnevale, dello stare insieme, attraverso vari temi. Quest'anno è toccato a quello della fantasia, capace di scacciare la noia o piuttosto di farci venire il desiderio di lasciare quelli che sono i social network, telefonini e quant'altro, per condividere la capacità che l'uomo ha di sognare e di fantasticare. E allora abbiamo preso spunto dalla fantasia dei libri, dei fumetti, delle storie che accompagnano la nostra cultura, ed ecco che il Carnevale di quest'anno vede protagonisti tante espressioni appunto di questo mondo fantastico, come le favole, ed ecco Aladdin, i fumetti, zio Paperone, la storia, la favolistica, il film Mary Poppins. Ecco, insieme vogliamo gioire, stare insieme, il Brucaliffo con Alice nel Paese delle Meraviglie, per osare di sperare l'insperabile, una natura che ci diventa amica, che ci parla e non ci vede più come i distruttori di massa. Padre Fulvio, c'è ancora la volontà di fantasticare o abbiamo perso anche quella? Qui a Palombaio ce l'abbiamo e penso che questa sia la dimostrazione più grande. È un cantiere aperto la nostra comunità e cerchiamo di interrogarci tutti i giorni su come vivere il nostro essere famiglia. E la fantasia penso che sia un elemento imprescindibile per poter stare insieme. Allora, cerchiamo di vedere un po' più da vicino il lavoro, certo, di questa sfilata. Allora, vediamo un po'. Per cui, come vedete, ci sono tutte le maschere riservate, come ha detto Padre Fulvio, ad Aladdin, a Zio Paperone, c'è la cassaforte, credo, dei Bassotti, qualcosa del genere. Io volevo avvicinarmi a qualcuno di loro, se riesco, senza far danni. Allora, ciao! Buonasera, non preoccuparti, solo un microfono. Allora, mi spieghi questo lavorone che state facendo, vabbè, a parte Zio Paperone, quanto tempo vi costa fare questo lavoro e di che cosa è fatto, di che struttura è fatta? Questa è fatta di carta, di legno, è una struttura di legno, abbiamo fatto un disegno, poi lo stesso disegno è stato riportato sul legno, è stato tagliato e poi è stato, noi usiamo questo termine, incicciato con delle palle di carta, di giornale, che ci hanno donato tutta la parrocchia, tutta la comunità, veniva con dei bustoni di giornali, e con i quotidiani, e noi li riempivamo per dare la forma, con la nostra fantasia, insomma. Abbiamo cercato di dare la forma corretta e poi si passava con scotch a profusione. Quest'anno Padre Fulvio incolla in scotch, ha speso non so quanto, e niente, poi siamo andati di colla, sempre di carta, almeno 3-4 strati, e poi abbiamo cominciato a dipingere. Quando si passa a pittare, diciamo che il lavoraccio è stato già fatto, già siamo molto avanti, insomma, con i lavori. Ti volevo chiedere, quanto tempo ci vuole per realizzare un qualcosa del genere? Di solito una settimana ci impieghiamo per realizzare almeno un pupazzo completo, dall'inizio alla fine, dalla sagoma disegnata fino al colore.
Quanta soddisfazione c'è poi nel realizzare un qualcosa del genere? Tantissima soddisfazione, perché noi la proviamo soprattutto quando portiamo i nostri personaggi nel nostro paese, tra le strade del nostro paese. Vedere sfilare i carri è un'emozione grande, soprattutto perché il paese si riempie di colore. Vedere anche i bambini piccoli che ammirano questi personaggi è una cosa bellissima. Per cui diciamo che è questo che poi vi porta a realizzare un lavorone così, così grande. Sì, io ricordo ancora la prima cioè l'emozione provata il primo anno quando abbiamo sfilato. È stato veramente tanto perché io l'ho vissuta grazie ai miei genitori. Tantissimi anni fa ero piccolissima quando mio padre aveva fatto un lavoro del genere. E riportare i miei figli, rivivere quell'emozione è stata grande. In base a quale criterio quest'anno avete scelto questi personaggi? Padre Fulvio ci diceva la fantasia. La fantasia, ogni noia spazza via, questo è un po' il titolo, insomma, di questo carnevale. E quindi meglio di questi personaggi, Alice nel Paese delle Meraviglie, Paperone che con i suoi la sua ricchezza che fa gola ai bassotti, fa tanto fantasticare, insomma ci siamo basati sul tema della fantasia e della magia anche. Quale di questo personaggio si avvicina più a te? Io mi sono dedicata molto alle facce di tutti, quindi li sento un po' i miei figli perché le facce hanno la mia manina. Però Aladdin forse è quello che... i bassotti, ecco sì, i bassotti, anche se non sono una ladruncola, però mi è piaciuto molto crearli e dipingerli. Invece il tuo personaggio, quello a cui sei più legata, perché vedo mio fratello lì dietro. Il mio invece è Mary Poppins. Mi piace come personaggio perché l'ho seguito sempre da piccolina e quindi mi sono legata più a lei. Che tu hai fatto viaggiare molto la fantasia poi con Mary Poppins. Sì, tantissimo. Infatti anch'io metterò comunque l'abito di Mary Poppins. Allora, Padre Fulvio, ci troviamo nella seconda ala, sì. Diciamo, dove ci sono altri personaggi che adesso andremo a scoprire. Io le volevo fare una domanda. Quanto è importante questo momento di aggregazione per tutti i suoi fedeli, per tutta la sua parrocchia? È importantissimo. E negli anni cresce sempre di più, perché alla fin dei conti Palombaio vive di queste piccole cose che sono delle grandi cose. I nostri due appuntamenti grandi annuali sono il presepe vivente e il carnevale, appunto, il presepe vivente che ormai ha oltre 30 anni, e il carnevale che è più giovane, compie quest'anno, come dicevamo prima, 7 anni, però cresce nella gente il desiderio, l'attesa di questo momento che vede coinvolgere tutti, a prescindere dall'appartenenza religiosa, dal credo. E questa è un'espressione molto bella, perché riusciamo ad essere fratelli e amici in ogni situazione. Anche perché quello che ho percepito mentre parlavo con le ragazze è che loro veramente ci mettono il cuore e l'anima nel lavoro che hanno fatto. Sì, noi vediamo una parte delle persone, perché ce ne sono tante altre che lavorano in maniera anche nascosta. È ammirabile il fatto che queste persone vengano qui a lavorare dopo il lavoro nei campi, dopo il lavoro professionale, casalingo, e significa che c'è veramente tanta passione per il carnevale in sé, ma soprattutto per quello che possiamo dare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani. Padre Fulvio, so che ogni anno lei si inventa un personaggio e si traveste da questo personaggio. Quest'anno che tipo di personaggio ci aspettiamo da lei? Ah, quest'anno è il Bianconiglio. Il Bianconiglio che sempre in fretta, in ritardo, cerca di raggiungere tutto e tutti. Un pochino quello che mi tocca fare quest'anno in questa comunità che mi vede solo, non accompagnato da altri sacerdoti, quindi alle prese con il tentativo di raggiungere veramente tutti e tutti, perché il sacerdote è quello che sta in mezzo a tutti. Padre Fulvio, grazie per averci accompagnato in questo percorso che ci ha fatto vedere il dietro le quinte. So che lei voleva dire una cosa per quanto riguarda i carri che stanno sfilando oggi. Certo, innanzitutto grazie a voi. Sì, anche quest'anno
la fantasia e la gioia del carnevale ha invaso il cuore di qualche altro. Quindi ci sono due sorprese: un carro preparato da un gruppo di persone della nostra parrocchia, e poi c'è un'altra sorpresa. A dire il vero, dobbiamo ancora vederla apparire. Appena apparirà all'orizzonte, vi racconteremo anche di loro. E allora, dal gruppo di fantasia che ha creato i carri che state vedendo oggi in diretta, un saluto, è tutto. Ciao! Ciao! Fantasia? Ogni noia spazza via!